Secondo giorno di New York e già non ho la più pallida idea di cosa cazzo fare. Adesso prendo la metro e me ne vado da questo shithole. Questo è il treno che prendevo tutti i giorni. Allora, Lower East Side, che è questo quartiere qua, un po' la Bolo Town di New York. Skater, un po' alternativo, un po' così, un po' cos'ha. Quindi è pieno di ste stupide gallerie che, insomma, è carino visitarle, però dai via, cioè non dicono proprio un cazzo, cioè parliamoci chiaro, non sei? Ecco, vedete questi che portano la spazzatura? Sono persone che accumulano lattine e bottiglie per portarle in un posto dove ti danno 5 centesimi per ogni lattina e ogni bottiglia. E vedi, le raccolgono per terra, tipo quelle. Ecco, questo qui è il liceo a cui sono andato per 3 mesi quando ho vissuto qua da quindicenne. Andavamo a fumarci le bombe dentro i progetti, quindi quei palazzi lì. È tipico di New York fare i contorni bianchi ai graffiti, spesso con l'interno nero. Come potete vedere, ovunque New York è pieno di spazzatura, cioè sui bordi delle strade, ma proprio perché è così che si fa. Cioè passa il camion e poi la prende, però... vedi, spazzatura a ogni angolo. E quello è uno degli incroci più fighi della mia zona. Vi ricordate la foto dell'Arianna che c'è in un altro video, del tipo che vende il pesce per terra su un pezzo di cartone? Beh, eccoci, siamo qua. Figo. Qua siamo in Chinatown, ragazzi. Eccoli i venditori di pesce sul cartone per strada. Bro, è lo stesso tipo della foto con il cappello un po' più ingiallito. Ma di cosa stiamo parlando, fratello? Ma che cazzo? Ma sta pure sventolando il dito nello stesso identico modo della foto. Ma che cazzo? Niente video. Peccato che è un paese libero, bello! Io posso fare tutti i video che mi pare. Zio, guarda, anche a te posso farli. Era proprio periodo di granchi. Oh, so c'è vivo. Mini negozietto. Fa le scarpe. Qua c'è uno che fa i gratta e vinci. Siamo a New York. Paese del caos. Paese di tutto. Paese di questa tipa con un sacchetto. Qua un centro commerciale che sembra abbandonato, con una barbona che ci dorme. Ciao. Botto del pesce che si muove. So smell. Ma guarda quei pesci là anche. Ma vecchio, ma sono fissati col pesce. Ma guarda quanto pesce. Ma vecchio. Ma vecchio. In questo quartiere ci sono solo cinesi e matti. Qua sopra passa il treno. Sto riprovando la stessa adrenalina che provavo quando facevo lo street photographer qua a New York, a fotografare
chiunque in faccia senza consenso, perché non ce n'è bisogno qua in America, non ce n'è bisogno. È luogo, è suolo pubblico, posso fotografare tutto quello che voglio, tutte le facce che mi pare, non me ne fotte un cazzo se sei incattivito, avvelenato, se mi vuoi spaccare la faccia, io chiamo la polizia, non tu. Un altro genere di persone che non ho menzionato sono i bianchi, che stanno occupando tutte le zone un po' più pacco perché adesso, e le stanno facendo diventare fighette, e si chiama gentrificazione, gentrification. E posti come questo ne sono la conseguenza. Come potete vedere, in un quartierazzo puzzone come questo saltano fuori posti super eleganti come questo. E questa la gentrificazione, ragazzi. Questo, ragazzi, questo pustaz de merda, l'unico posto in cui davvero ci si può fidare del caffè. Qua il caffè è decente, non dico buono, però accettabile. Questo invece, sotto il ponte di Manhattan, è il primo skate park di New York, bello mio. L'unica cosa che mi dava davvero soddisfazione, e mi sta tornando anche adesso, è davvero fare foto. Quando andavo in giro a fare street photography, che è successo solo nell'ultimo periodo, mi sono proprio ripreso bene. Avevo un qualcosa di bello che facevo, ero divertito, cazzo. Eccoci, homies, siamo nel luogo in cui io venivo sempre a fumare quando volevo nascondermi dalla mia depressione e da tutti i miei problemi. Quindi ora, per ricordare i buon bei vecchi tempi, ci fumeremo una bomba, che ne dite, eh? È in momenti come questo che mi ricordo perché ero così depresso a New York. Cioè, non perché, però rivivo quella depressione newyorkese. Cioè, siamo davvero al quarto giorno qua, non ho più un cazzo da fare. E cioè, pensa a stare qua tutto l'anno, bro, tutto l'anno, zio. Cioè, lì che cerchi disperatamente un qualcosa per svoltare la tua giornata, per svoltare la tua vita in generale, un qualcosa di nuovo, neanche svoltarla, semplicemente un ambiente diverso che non sia sempre, cazzo ne so, sempre niente, cioè non fai niente, stai sempre in casa o al lavoro. Bro, era triste, zio, ero depresso, zio, god damn, god damn. Almeno a Bologna sono sempre lì che esco, almeno esco, cioè non è che faccia nulla di che, però esco, vecchio. Cioè, qua uscivo per stare da solo. Inno a ciò che è bello ma anche triste, perché non leggiamo una paginetta del mio vecchio diario di quando ero qua a New York? Queste cose dove le vedi su YouTube?
cinesi che fanno allenamento dondolando le braccia. Vi giuro su Dio che tutti i cinesi alle 6 del mattino, ma anche prima, si beccano al parchetto e stanno tutti a dondolare le braccia, ma non si beccano neanche, cioè è solo una questione tipo, cioè ognun per sé, tutti quanti a dondolare le braccia. Come fa a volare se gira così piano l'elica? Ora qua dietro di me c'è una tipa che fa dei graffiti con un altro tipo che gli sta facendo da palo, lo vedete quel tipo lì? Allora, se c'è un posto che mi ha davvero salvato la vita back in the day è Spaghetti Incident, un piccolo ristorantino italiano dove ci lavoravamo in 4 o 5 ed era un ambiente così accogliente, mi ha trattato così bene che ci andavo pure quando non lavoravo, cioè io non lavoravo però ero in casa triste e quindi facevo una passeggiata e andavo da Spaghetti Incident perché oltretutto era vicino a casa mia, walking distance, cosa impensabile a New York. Guardalo, minchia, è quel tendone laggiù. Merda, zii, sono letteralmente io, bro. Bro, ci siamo. È quello, hanno messo pure una stanzetta lì davanti, zio. Oh, Cristo. Oh, finalmente la mia casa. Boss! God, subito trattato da Dio, vecchio, non è cambiato niente, bro, lo stesso pane. Long time, man. It's 4 years. Yeah. I'm trying to be professional right now. And then the poor boyfriend didn't even look at the menu. He goes, can I get an economy? And we look at each other and go, it's macchiato. No. It was over, bro. It was over. The fuck? Saved my life out there. Look at me. Look at me out there getting all wet. Five. Oh no. Okay, he's trying to be busy. He's busy. He's doing stuff. He's moving the chairs. Okay. Oh, the candle that was out of place. Okay. Throw the little cup. Gotta throw the cup just to keep things professional. Moving around stuff. You already know. Oh, that was totally out of place. Perfect execution. Oh my God. Oh, takes away the dirty plate. Fantastic. Extra bread. Oh my God. Oh my God. It doesn't get better than that, bro. It doesn't get more professional than that. No, where do you go in New York City? You get free bread. Bro, like for real though. For real. Tutti quelli che vivono in una città grande come New York hanno bisogno di un posto come Spaghetti Incident, vecchio. Oh, io una roba di Roma, lo chiedo. Lo chiedo. Che non lavorano bene. E poi ho fatto un master di ricerca a Napa. Tra l'altro anche il Covid. Ah, ok. Un'altra grande fortuna. Però questo sta 2 anni via. Alright, I'm ready to make my first tour. There you go. You got Negroni sbagliazzi? You do have it. Oh, spritz. Oh my God. Ragazzi, questo è il futuro, uno spritz da Spaghetti Incident, vecchio, non si è mai visto. Yo, where are these arancini going though, like? Oh, right. Oh, shit, for me. Classica giornata piovosa, vecchio. Quelle vibes da film, vecchio. Porca troia. Deve fare un Cristiano non ordinare mezzo litrato di vino, vecchio, nel vecchio ristorante in cui lavorava. Cazzo, ho rovesciato tutto per il video, per il clout, vecchio. Franco mi ha portato una carbonara senza neanche chiedermelo, vecchio, cioè perché mi vuole fuori di qua in fretta, vecchio. Sono qua da 3 ore praticamente. Allora, yo, siamo qua. Hola, belli. A
Abbiamo beccato un fanculo qui fuori che ha visto le storie ed è pullappato. Stava giusto parlando di quando hustlava quel Sewer vecchio. Sewer sta sempre io poi faccio un sacco di coraggio, tipo, lascio sempre zero. No, sei una perro! No, cioè, non puoi lasciare zero di me. No, però lo so che è tantissimo, qua però cioè ogni pronto sono 70 euro. Ma a parte ogni pranzo, bro, cioè come Aaron mi aveva veramente fregato con quel conto. Questo pensavo fosse quello ufficiale, quello vero, vecchio. Questo homie. Questo homie qua. Poi mi è arrivato il conto vero, I'm saying. L'anima della regina Elisabetta che ho smerdato nelle mutande per chi ha visto la storia l'ha vista. E basta, quindi niente. Bastardo. Ok, ci abbiamo i boss in chiusura qua, già sai. Now, if this motherfucker don't get this phone out of my face, boy. Ok, abbiamo chiuso Spaghetti Incident. Ora ci spostiamo a 3 metri. Qua, questo è il nostro bar. No, I know that you know it means pussy, but like, do you know how people be using it? Because like, uscito dal bar, questa merda fa freddo, questa merda è New York, bro, questa merda è letteralmente New York al freddo, tutto bagnato, vecchio, fa schifo di brutto, vecchio, niente di positivo, bro, niente di positivo, fa tutto merda, bro. Tutti anni a Italia? Zero. Zero sito a Brescia. Like, I don't know what you guys are saying. Zero. But that's fine. Nah, bro. Like, shit sucks, bro. Nah, I'm fucking with you.